Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferir o se preferite Meloki. Questo video è un vlog, spero davvero in futuro di poterne fare il più possibile perché è un format che mi piace, l'inquadratura non è male, vedete la bacheca alle mie spalle e davvero spero di poterne fare il più possibile in futuro appena avrò tempo, comunque il trasloco è quasi finito ma sono in una fase di assestamento. Perché sto facendo questo video oggi? Oltre al titolo che è comunque un attira attenzione, non è clickbait perché comunque è reale, però ovviamente esasperata la cosa, sono qui per parlarvi di Scrubs. In maniera molto breve in realtà non parlerò della serie, se volete sentirmi parlare della serie, qualora vogliate un approfondimento della mia opinione, fatemelo sapere nei commenti, ma volevo focalizzarmi sul finale di Scrubs, quindi ovviamente farò degli spoiler. Quindi se non avete visto Scraps o se non volete sapere comunque come va a finire prima di vederlo voi stessi, occhio. Scraps. Questo è il cofanetto della collezione completa di Scraps. Per quanto sia presente anche, vi dico, io ho visto tutto Scraps, tranne per ora, la nona stagione, questa qui. Che non ho ancora visto, questo perché da quanto mi è stato riferito e detto anche dal mio ragazzo con cui l'ho vista, la nona stagione è stata pensata in un secondo momento, come proseguimento comunque della storia. Quindi la storia principale di Scrubs finisce all'ottava. E anche guardando dietro le quinte si vede che loro l'hanno detto, abbiamo finito, cioè comunque loro avevano pensato di finire all'ottava. Poi, per tutta una serie di motivi, hanno deciso di proseguire con la nona, per cui comunque la storia all'ottava si chiude, poi c'è un continuo. Molti l'hanno schifato, io non ho idea, per quanto probabilmente farà cagare, ho questa impressione, ma non è detto. Allora, parlando, lo rimetto a posto, parlando, per quanto sia fuori fuoco, parlando appunto del finale di Scraps. Scraps comunque nasce come sitcom, è una serie che nasce in maniera estremamente leggera, gli episodi sono brevi, ha proprio le musichette, i jingle da serie TV, commedia, appunto, moltissimi troppo, alcuni si auto ironizza andando avanti proprio su questo. Quindi comunque una serie che nasce ed è concepita per essere principalmente leggera. Queste sitcom di solito hanno degli episodi autoconclusivi, appunto, li guardi a pranzo, durante i pasti, quando vuoi spegnere il cervello. Scraps è diverso perché non solo ogni tanto ti cala il peso da 90, ti arriva qui dietro nella nuca e ti ammazza. Un paio di volte Scraps fa piangere male, e tu questo non te l'aspetti da una sitcom, ok? Quindi non solo ha dei punti molto bassi di umore che ti fanno anche riflettere, ma dei personaggi scritti bene, dei personaggi che hanno una crescita nel corso delle stagioni e le loro vicende evolvono, quindi in maniera molto sentita, non è Pokémon, ecco, è una serie che ha una trama, una sitcom che ha una trama, quindi parlando di una classica commedia, sitcom appunto leggera, Scraps è eccellente. È incredibile e ha un livello appunto di profondità, in realtà di riflessione dietro i personaggi interessante proprio perché sono dei personaggi veri, per quanto alcuni sono esasperati, abbiamo l'inserviente appunto, abbiamo Todd, abbiamo dei personaggi, il Todd, abbiamo dei personaggi molto molto caricati, ma che comunque, soprattutto andando avanti, ci si rende conto che non sono soltanto macchiette. Lo stesso primario Bob Kelso, che inizialmente sembra il cattivo, mentre invece non lo è. Anzi, diventa un personaggio estremamente triste, il personaggio più triste per quanto mi riguarda. Ecco, quindi a livello di qualità Scraps è fantastica. C'è stato un punto, secondo me, credo che sia coinciso con lo sciopero degli sceneggiatori degli anni or sono, comunque Scraps non è una serie recente, ma non voglio parlare in generale di Scraps, casomai facciamo un video apposito, però c'è stata la settima stagione, scusate, la tiro fuori. La settima stagione di Scraps è l'unica stagione con 11 episodi. Ha soltanto due dischi. Tra l'altro, l'ultimo episodio è uscito per sbaglio come ultimo, mentre non doveva essere l'ultimo. È successo un casino. È successo un casino. Però, fino alla settima, secondo me è un prodotto validissimo.
L'ottava stagione ha un paio di episodi che mi hanno fatto, non è che non mi sono piaciuti, mi hanno fatto schifo al punto che ho dovuto interrompere per un paio di giorni il binge watching perché mi hanno veramente infastidita, proprio perché c'era stato un cambio di focus, sembrava che avessero fatto dei passi indietro nello sviluppo dei personaggi, un po' come se si fossero dimenticati cosa avevano fatto. Mi aveva dato molto fastidio. Poi però si è ripresa. Assolutamente, un paio di episodi dell'ultima stagione sono bellissimi e finalmente arriviamo a parlare del finale, perché non voglio fare un video troppo lungo e non voglio parlare di Scraps in generale. Voglio parlare del finale di Scraps, perché il finale di Scraps non mi è piaciuto. Allora, in primis, con le dovute premesse, quindi lo so che a questo video è un sacco di dislike, ho già detto, lo ripeto, Scraps è un'ottima serie TV, un'eccellente serie TV, nel suo genere una delle migliori, quindi proprio per quello che vuole essere. È una serie TV con le contropalle. Ok, detto questo, visto che lo devo ripetere 100 volte perché sennò le persone non lo capiscono. Detto questo, perché il finale non mi è piaciuto? Allora, il primo motivo è che ovviamente tutti dicevano che il finale di Scraps era bellissimo, 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 quindi tu ti aspetti, non lo so, un'invasione aliena, non si sa. Io già mi ero fatta dei film che Kelso moriva, proprio per come l'avevano gestito fino a quel punto, mi ero fatta dei film incredibili, e non è nulla di tutto questo. Quindi ovviamente, per quanto cerchi di schermarti dai giudizi altrui, un po' come successe con Lost, farò un video su Lost, ancora non è uscito, ma lo farò col mio ragazzo, per questo ci dobbiamo organizzare, se non l'avrei già fatto. Perché appunto con Lost è successa la stessa cosa, io già sapevo come finiva Lost, cioè sapevo la scena finale di Lost, però non sapevo il viaggio. Il problema è Lost è il viaggio, non è l'arrivo, ok? A parte che come ci si arriva, appunto, capire che cos'è quella scena effettivamente, è tutta una serie di cose, però tu già partivi con una serie vecchia, con una serie TV comunque datata, è ovvio che tutti l'hanno vista, tutti sanno tutto, anzi io di Lost non mi sono spoilerata nulla, ed è stato un miracolo, nulla, non sapevo assolutamente niente tranne il finale, e che comunque non avevo capito ovviamente perché mi mancava il contesto. Con Scraps, anche in questo caso, non sapevo niente, però sapevo, il finale è bellissimo, il finale è bellissimo. No, per me un buon finale, un finale valido, per quanto adesso dirò perché ci sono cose che non mi piacciono nel contesto, ma non è un bellissimo finale. La scena finale non ve la mostrerò ovviamente per motivi di copyright e tutto. Nella scena finale fondamentalmente abbiamo JD che decide, dopo anni che lavorava appunto alla Sacro Cuore, all'ospedale Sacro Cuore, decide di cambiare lavoro, quindi si trasferisce e decide di lavorare appunto nello stesso ospedale dell'ex compagna nonché madre del pargolo. Perfetto, quindi l'ultimo episodio è lui, il suo ultimo giorno di lavoro, ok? Lui è un sognatore, lui si aspettava dei saluti drammatici, una fiaba e tutto qualcosa di incredibile che di fatto non succede. Questo perché, e glielo dice appunto anche il dottor Cox, primario, Cox ormai a nessuno frega un cazzo, nel senso la vita va avanti, tu non stai morendo, non stai partendo per un viaggio lontano, sei a un'ora di strada, chi se ne frega, se vuoi tornare torni, se no chi se ne frega, ovviamente. Il fatto qual è? Appunto che c'è anche un caso un po' difficile quel giorno, una donna anziana, una madre anziana con la malattia di Huntington, che è una cosa molto brutta, si studia a scuola in biologia, un caso abbastanza pesante che certamente non è l'ideale per l'ultimo giorno di lavoro, appunto che JD ha anche un piccolo crollo, la vita fa schifo e tutto quanto. Dopodiché finisce l'episodio, c'è l'abbraccio col dottor Cox che finalmente, suo malgrado, non sapeva che JD era presente, ammette che è un suo amico, che lo stima, quindi c'è questa cosa bellissima, va bene. E poi appunto hai la scena finale in cui JD esce e c'è un telo che Turk, il suo amico, aveva messo con uno striscione dove c'era scritto addio JD, insomma, e JD si fa uno dei suoi film, diciamo, no? Delle sue visioni, e si immagina il futuro, come vede lui il futuro della sua vita, della vita dei suoi amici e dei suoi cari, dopodiché va in macchina e va via. È una cosa molto semplice che secondo me ci stava, il problema secondo me è come è stata gestita. Allora, per cominciare, il flash di JD ci sta tantissimo, solo che fino a quel momento tutte le fantasie di JD erano state viste in una chiave estremamente estrema, caricata, quasi sempre comica. In questo caso no, in questo caso è tutto
fin troppo realistico, al punto che ed è anche interessante come cosa, quasi non sembra una fantasia, perché è estremamente credibile che le cose vadano in quel modo. Estremamente credibile, non c'è nulla di esasperato in quella fantasia di JD. Quindi già di base il concetto stesso di fantasia di JD perde di valore in quel caso, perché non ha più quella connotazione fantasy, perché la cosa bella di lui è che è un bambino, comunque è un puro, quindi ha questi sogni da bambino. E qui non è così. Punto secondo, dura troppo quella scena. Capisco che è un finale, però fanno ripetere la stessa scena fondamentalmente più volte, con 3 ore e mezzo di scena di matrimonio, non lo so, secondo me durava troppo, proprio perché è volutamente lunga per creare dei feels che nel mio caso non ci sono stati, nonostante io abbia pianto più volte durante Scrubs, non l'ho vista, vediamola e basta. Dopodiché c'è un'altra cosa, però è tutto soggettivo, è tutto assolutamente soggettivo, forse se non fosse chiaro questo, perché il titolo del video è perché non mi è piaciuto il finale di Scrubs, non è perché il finale di Scrubs fa schifo. Non riesco ad accettare, ed era una cosa che già mi aveva dato fastidio in linea di massima per tutta la serie, però qui è esasperata, il fatto che tutti i personaggi, tranne Bob, che è uno sfigato, Kelso è lo stronzo della situazione, è il Benjamin Linus di Scrubs, tutti raggiungono il lieto fine. E il lieto fine, quindi il lieto fine che può essere semplicemente una conclusione del personaggio, quindi ci sta, è comunque una commedia, per cui è giusto che abbiano un lieto fine, cioè ci sta. Il problema è che il lieto fine di qualunque personaggio, dell'inserviente, di tutti, sia il matrimonio. Tutti! Il lieto fine di tutti è trovare il partner o la partner e figliare. Tutti. Perché? Perché non è vero! Cioè, non è vero, è un'esasperazione, perché ci sta che l'inserviente si sposi, ma quello era un episodio, tra virgolette, filler, comunque doppio, carino, di una parentesi in spiaggia, ci sta, proprio è un troppo classico di una sitcom, dove tutti vanno in spiaggia, quindi un contesto diverso da quello standard ospedaliero, quindi con miss diverse, contesti diversi e situazioni diverse, in una situazione folle, perché tutto va a pensare tranne l'inserviente che si sposa senza che venga pronunciato il suo nome, cioè con una tipa che si chiama Lady, quindi è come se la donna non abbia a sua volta il nome, è follia, quella cosa ci sta, nel suo nonsense, nel suo delirio contestualizzato è coerente, cioè la cosa bella di Scrubs è questa, che anche i personaggi più estremi sono comunque veri. E comunque è vero che negli ospedali sono tutti pazzi, quindi ci sta. Però perché tutti si devono sposare? Perché la gioia deve per forza associarsi alla famiglia numerosa? No, io non sono d'accordo. Cioè è un... non lo so. E non è soltanto un problema della fantasia di JD che estremizza ulteriormente questa cosa, perché lui è un sognatore, un romantico e quel che vi pare. È proprio già la trama ti indirizza verso questo, perché tutti si sposano. Io posso capire Carla, che comunque, non è per essere classisti, però non è che viene da questo grande ceto sociale, per cui la sua massima aspirazione nella vita è essere mamma, non ha mai ambito a una carriera professionale, che comunque, secondo me, era un'ottima infermiera, una donna competente, una brava persona, intelligente, capace, quindi era una persona che nel suo posto funzionava. Però, va bene, Carla vuole bambini, tutti vogliono, Elliot vuole bambini, Cox non vuole bambini e ce li ha lo stesso. Ecco, non lo so. Il finale è stato un coronamento, una conclusione, un porre l'accento su degli elementi della storia che non ritenevo così importanti. È bello come i personaggi passano quegli anni, è bello comunque vedere, da una parte è bello vedere come i personaggi in realtà siano sempre loro, anche crescendo non c'è mai un cambio di carattere radicale, sono sempre loro, Cox è sempre uno stronzo, JD è sempre un bambino, Turk è sempre un giocherellone, sono sempre loro, non è mai cambiato niente, semplicemente noi spettatori li abbiamo conosciuti meglio, ma loro sono sempre gli stessi, non sono dei bambini che sono cresciuti, erano comunque già degli adulti, le cose non cambiano, le persone non cambiano.
Solo che, appunto, questo finale secondo me pone l'enfasi sulla cosa sbagliata. Non lo so, non dà abbastanza peso alla componente meno zuccherosa. Come se ci fosse solo la componente zuccherosa, ma Scrubs non è solo zucchero. Non è per niente zucchero. Scrubs è la pillola con lo zucchero, ma c'è una pillola. E infatti è bello, proprio anche nell'ultimo episodio, che il dottor Cox fa la battuta sull'ibuprofene, che è la stessa battuta che aveva fatto JD. Proprio questo ti vuol fare capire che è un cerchio, la vita è un cerchio, la vita va avanti. E JD non l'ha capito. E JD ci rimane quasi male, sogna, va via. Cioè non è un lieto fine puro, proprio perché lui si è fatto un sogno di quel... Magari andrà tutto a puttana, per dire, a me Elliot come personaggio crea un'ansia infinita, perché fa ridere all'inizio, quando ancora non la conosci, perché è una macchietta, perché è goffa, perché dice cose strane, perché fa dei giri di discorsi infiniti per arrivare al punto. Ma andando avanti, vedi che è una persona con dei grossi traumi, con dei grossi problemi, per cui sì, fa ridere quando ti fa il discorso sulla fantasia sessuale, però è un personaggio disturbato. E paradossalmente, ho trovato molto più interessante l'episodio in cui lei ammette, alla chiusura, che appena avrà l'occasione lei lascerà il lavoro, perché a lei non piace quel lavoro. Lei credeva di essere portata per quel lavoro, ma in realtà scopre che è infelice, lei è infelice. E quella cosa, se la sommi all'idea che si è fatto JD della sua famiglia, del suo futuro, non lo so. Il finale di Scraps non mi è piaciuto perché, nonostante tenga aperta delle porticine per discutere degli elementi che non siano solo zuccherino e zucchero filato e nuvolette e coniglietti felici, in realtà non le sviluppa abbastanza. Cioè, secondo me pone troppo peso sulla parte lieto fine, sulla parte dove per essere felici bisogna avere bambini ed essere sposati, passare il Natale insieme, quando non è vero. Perché tu puoi anche essere felice, è soggettivo, tu puoi anche essere felice se passi il Natale al lavoro a salvare delle vite, piuttosto che essere a casa col maglioncino di Natale a spacchettare regali e a pulire il vomito dei tuoi figli. È soggettivo, non lo so, quindi mi è sembrato cheesy, non è un brutto finale, per niente, come Scraps non è una brutta serie, ma non mi è piaciuto, perché paradossalmente interrompe sul più bello, proprio perché, sì, i personaggi sono sempre quelli, ma alla fine siamo tornati al punto di partenza, perché hai Bob Kelso che vuole ricominciare a lavorare, fare il medico part-time, e non si sa più nulla di lui. Nel momento in cui veramente poteva rinascere come persona, perché magari era convinto di essere infelice per il suo lavoro, per poi scoprire invece che il suo lavoro era la sua vita. E questo è molto triste. Un uomo che ama la sua compagna, ma non funziona più, l'ama ma non può funzionare, un figlio che la mettono sul ridere, però comunque è un figlio con mille problemi, non perché è omosessuale ma per come vive la sua vita, la sua sessualità, le sue relazioni, proprio l'emotività. Cioè, paradossalmente mi interessava molto di più Bob Kelso dopo che ha smesso di essere primario, e l'hanno ridotta a macchietta. L'inserviente non è rimasto il nonsense, ma non faceva più ridere perché si è tranquillizzato. Il Todd l'hanno tolto, perché vabbè, Todd è pesante, però a questo punto me lo evolvi, oppure boh, l'hai bruciato. Tutta la questione del matrimonio di JD, matrimonio, della, vabbè, si doveva sposare, comunque, della relazione di JD, bruciata. Ed è la scusa per farlo uscire dal Sacro Cuore. Cioè, lui serve, cioè il bambino Sam serve solo per fare finire la serie. Non lo so, il rapporto con Elliot, che era un tiro e molla, e poi improvvisamente tutto a posto. No, perché? Mi lasci, è tutto a posto, è tutto bellissimo, Elliot prende e si trasferisce da lui. E quindi mi lasci nel sospeso con un apparente lieto fine, ma poi l'ansia, perché Elliot è Elliot. Elliot sabota le sue relazioni, come JD sabota le sue relazioni, quindi non ci può essere un lieto fine, ma mi vuoi far credere che ci sia? Perché non hai più voglia di scrivere? Non lo so, perché non hai più niente da dire.
Non so, è un video contorto, in realtà non me lo sono scritto e sto andando a braccio, non saprei che altro dire. Se non che mi è rimasto qui. E da quanto ho capito, l'ultima stagione, comunque la nona, riguarda i tirocinanti, non è più con Jedi e gli altri. Quindi io non so poi cosa succede, se Jedi torna al Sacro Cuore, io questo non lo so. Però io sto discutendo appunto il prodotto per come era stato pensato inizialmente. Poi se c'è un add-on, diciamo, un'altra stagione, io me la guarderò. Però il finale di Scrubs è quello. Quindi, bella idea, però poteva funzionare meglio. È ovvio che mi direte, sì, ma per i tempi è stato... Sì, va bene. E io lo contestualizzo, infatti ho detto 100.000 volte che Scrubs è un'ottima serie. Però ad oggi non è sicuramente un finale che mi ha lasciato qualcosa. Non ho pianto, non ho versato una lacrima. Cioè... poteva non essere un finale di stagione. Cioè, per me era più finale di stagione Elliot che ammetteva di voler lasciare il lavoro che JD che cambia clinica, che cambia ospedale. Ok, va bene. Cioè, non... lui che cammina nel corridoio dura troppo, sembra quasi che doveva essere mezzo episodio, perché è comunque diviso in due, e che avevano finito il materiale, non avevano tempo per farne due, non avevano abbastanza timeline, diciamo, per materiale per fare due episodi completi, e quindi hanno allungato la seconda parte in maniera cringe. Non lo so. Non mi sembra un finale di serie, altro che di stagione, di serie. Quindi questo, spiegatemi perché a voi ha commosso così tanto, magari farò... con il senno del poi faccio un recap, magari un rewatch veloce, non le guardo tutte, comunque alcuni episodi sono evitabili ovviamente, è l'esperienza Scraps, però ovviamente i punti cardine sono pochi dell'evoluzione dei personaggi, però per essere una sitcom è eccellente, però come serie TV seria... Manca qualcosa, questi personaggi non vanno a parlare da nessuna parte alla fine, nonostante siano dei bei personaggi tutti, e questo finale l'ho trovato cheesy. Mi dispiace, colpa forse anche delle aspettative che mi ero fatta, principalmente perché il mio ragazzo mi ha detto che lui si è spezzato il cuore quando l'ha vista, non lo so ragazzi, a me non è sembrata questa cosa incredibile. Comunque... io ho tanto da fare, per cui volevo fare questo video a caldo, l'ho finito ieri, Scraps, però non posso dire che il finale è un capolavoro, è un bel finale, non è deludente, ma non mi ha lasciato nulla, e sono convinta, cioè per dire, il finale di Lost non lo dico, ma mai avrei pensato che quel personaggio, che mi è stato sulle balle dalla secondo episodio, diciamo dalla seconda metà del primo episodio di Lost, ok? Quel personaggio è riuscito a farmi piangere alla fine. Io mai avrei potuto pensare a una cosa del genere. Quindi ha funzionato. Ma il finale di Lost è piaciuto. Tanto. Ci sono dei problemi prima, ma il finale è bellissimo. Però, comunque, parleremo anche di Lost. Quindi fatemi sapere nei commenti, appunto, perché a voi il finale di Scrubs è piaciuto. Non fate spoiler di Lost, per favore. Farò un video su Lost, appunto, e nulla, la consiglio assolutamente sì, è una serie TV bellissima, vedetela, sono dei personaggi fantastici, vi accompagna, vi scalda il cuoricino e a modo suo vi fa anche riflettere su tante cose, tante realtà magari distanti da noi, ma gestite veramente bene. Peccato per quel paio di episodi dell'inizio dell'ottava stagione, non ho idea di come sia la nona, vi farò sapere quando sarà il momento, però il finale non è a livello della serie per quanto mi riguarda, no, non, per me no, e no perché non, la serie Scraps meritava di più, però è andata così, non è, è comunque un finale e l'accettiamo per quello che è. Quindi ho parlato fin troppo, non taglierò nulla di questo video, così ve lo godete bello anche senza guardarmi, potrete anche ascoltarmi e basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, aspetto la vostra, quando fate i bravi, Scrubs è una bella serie, ok? Lo ripeto di nuovo, qualora non si fosse capito, quindi state calmi, e ciò detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video, ciao!
Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di lasciare un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link ai social sui quali seguirmi e a Ko-fi, una bellissima piattaforma attraverso cui è possibile offrirmi un cappuccino o più di uno e lasciarmi un messaggio privato o pubblico. La tua donazione può essere singola o a cadenza mensile e può essere effettuata tramite PayPal, carta di credito o prepagata. Inoltre, anche se opzionale, mi farebbe piacere che i campi di nome e commento fossero compilati, così da ricevere un feedback da parte di tutti quelli che supportano il mio lavoro. Ci tengo a precisare che qualsiasi supporto, anche solo verbale, è sempre benvenuto e apprezzato e non vi rende followers di serie A o B. Ciò detto, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video!